Ciao ragazzi, allora oggi video di prodotti finiti. Ho un sacco di prodotti che ho smaltito in questi mesi perché non faccio questo video praticamente da settembre, quindi questi sono gli smaltiti di settembre, ottobre, novembre e dicembre. A gennaio già, siamo più o meno a metà gennaio, già ne ho smaltiti tanti altri e li vedrete nel mese prossimo. Sì, immagino che a febbraio riuscirò a registrare di nuovo questo video. Di solito ve li mostro che sono tutti all'interno di questa bustina Kiko di 2 anni fa, forse, non mi ricordo. Però praticamente avevo già del tutto fatto questo video, ma lei, quella con la quale io ora sto registrando, ha deciso di cancellare, quindi sono tutti sparsi sul letto di mia sorella e ora li prenderò random e ve li mostrerò. Come sempre, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che ora vi sto per rimostrare. Madonna mia, com'è brutto che ripeto le cose 2 volte. Vabbè, non fa niente, può capitare. Comunque, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare e dei prodotti che esiste già una recensione. Vi lascerò il video della recensione e il minutaggio da dove parte la recensione. E anche qua in video vi lascerò il link che vi rimanda al video della recensione, sempre al minutaggio esatto. Visto che io già li ho lanciati qua i prodotti, almeno ve li mostro più o meno per categoria. Iniziamo con lo struccaggio. Allora, sono 2 confezioni della... come ti chiami tu? Fleur de Solier, qualcosa del genere. Sono 25 salviette struccanti con acqua di fiori d'arancio, oftalmologicamente testati, non so parlare. Sono realizzate in morbido tessuto, sono ideali per una quotidiana ed efficace pulizia del viso e del contorno occhi. Grazie alla specifica formulazione contenente acqua di fiori d'arancio, proteine della mandorla e il grano eliminano rapidamente ogni traccia di make up, lasciando la pelle morbida, idratata e protetta. All'interno c'erano 25 salviette, scusate il cellulare, 25 salviette struccanti. Io l'ho comprati all'MD, quindi il supermercato sotto casa, mi sono trovata relativamente bene. L'unica cosa è che non erano le salviette molto pregne di prodotto, specialmente le prime, quindi io le prime 5, 6 più o meno, dovevo tenere la confezione a pancia sotto in modo che il prodotto che si era depositato alla base piano piano confluisse verso le prime salviette. L'apertura di questa qua con l'adesivo, che ancora funziona bene, tutte e due, vediamo, sì, più o meno tutte e due bene. Sì, sono molto delicate, non mi hanno dato fastidio gli occhi, non me le hanno fatti bruciare, non le ho trovati rossi, che tipo, come si chiamava? 28 giorni dopo, con quella specie di zombie, qualcosa del genere, con gli occhi rossi. Comunque, fanno il loro dovere, però potrebbero essere un pochino più piene di prodotto struccante. Queste altre due invece sono entrambe della seta blu. Questa qua sono tutte e due all'aloe vera. Qui in questa piccolina c'erano 20 salviette, invece in questa grande 40. Questa piccola era in confezione con l'adesivo, invece questa piccola, quest'altra grande con la confezione con il tappeto di sicurezza. Ho preferito queste qua in confezione piccola perché le salviette sono piene di prodotto fin dalla prima, la prima salviettina struccante. Invece questa, stesso discorso dell'altra, la devo tenere un po' a pancia sotto in modo che tutto il prodotto confluisca, cioè il prodotto che si è depositato in base confluisca verso le prime salviette. Però sono molto delicate anche queste due, mi sono trovata bene, struccano tranquillamente. Ovviamente le prime di queste qua, che manca un po' di prodotto, per poter struccare uno smoky occorrono 2 salviettine, però già dopo la 7ª, 8ª si va tranquilli. Poi continuiamo con la detersione. Questa detersione no.
Detersione, Chioti Spari, Gel Mousse Purezza Plus, aiolo essenziale da agrumi, l'essenziale per ritrovare una pelle pulita. Ho adorato questo prodotto che da 150 ml, l'unica cosa che mi fa rabbrividire ancora tutt'oggi, è il profumo è troppo forte di agrumi, non mi piace per niente. Non ci siamo proprio. Poi, unghie, prodotti per unghie. Allora, un attimino solo. Allora, ho finito questo leva smalto ultra rapido senza acetone della Dolce Sguardi. Questo prodotto è tra i miei leva smalti preferiti di tutti i secoli, amen. È un prodotto da 120 ml, un made in Italy, io lo pago a tutto 50 centesimi, un euro, mi toglie tutto, non devo star là 10 ore a cercare di togliere gli smalti, anche quelli glitterati, mi piace tantissimo. Non lo trovo spesso, devo prendere la sana e buona abitudine di farmi un po' di scorta di questo prodotto, perché veramente è buono. Poi, invece della seta blu, ho finito anche le salviette leva smalto profumate senza acetone, c'erano 7 pezzi, a differenza dell'altro, queste mi hanno fatto letteralmente schifo. Poi ho finito anche degli smalti, ho finito questo smalto della, MP Miss Broadway, è il top coat effetto opaco, io adoro i top coat che opacizzano le unghie, è rimasto un goccino ma è praticamente solidificato. Poi ho finito della Chioti Spari questo smalto che si chiama, come ti chiami? Dove sta il nome? Etoile Magique da 9.5 ml, è un trasparente stracolmo di glitterini sull'argento dorato, platino, molto carino, lascia un effetto delicatissimo che mi piace tanto. Questa è già la seconda volta che uso questo prodotto. E infine ho finito uno smalto verde, uno smalto colore. Questa è della Debbie, della linea Color Play, il numero 61, un bellissimo verde prato, quasi acido perché c'è una punta di giallo oro all'interno che mi fa impazzire. Era stracolmo di glitterini, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi ho finito... cosa vi faccio vedere? I trucchi vi lascio per ultimo perché ho finito anche dei trucchi. Ora vi faccio vedere dei cerotti. Ho finito sempre della seta blu i cerotti verde chic, erano 4 pezzi all'interno, e di questo c'è la recensione, e anche di quest'altro c'è la recensione, sono sempre della seta blu, sono dei patch cosmetici per pelle a tendenza acneica, pure questi mi sono piaciuti tantissimo, all'interno c'erano 24 pezzi. Poi ho finito shampoo della Schultz, Camomilla Schultz, nuova formula, shampoo ravvivante, ultra delicato, senza sless, parabeni, siliconi, coloranti, chimici, oli petrolati, oli derivanti da petrolio, 100% camomilla bio, cura dei capelli chiari, scusate il telefonino, naturale, efficace, sicura e delicata, grazie all'utilizzo della migliore camomilla per capelli chiari. Io adoro i prodotti della Schultz, hanno un profumo di camomilla paradisiaco. Oddio, si sente ancora? Sniff. Lavano benissimo, non irridano il cuoio capelluto, ravvivano i riflessi, fanno una schiuma così delicata, piacevole. Mi piacciono tantissimo. Poi ho finito per l'idratazione, un prodotto di idratazione, questo che è un... della Programme Soleil, è un latte spray dopo sole, dermatipo baby, idratante e calmante all'avena. L'ho finito, era un prodotto da 200 ml, l'ho finito come idratazione corpo post doccia normalmente, lo dovevo finire, mi era già piaciuto come dopo sole, ma anche come crema idratante è stato ottimo perché è molto delicato, facile da gestire, diciamo così. Poi, trucchi! Ho finito tanti trucchi. Allora, iniziamo.
Iniziamo dalla base, ovviamente. Ho finito, una base nel senso prodotti che si mettono all'inizio del make-up. Ho finito questa crema idratante viso della Botanica, bella idratata e fresca, benessere per tutta la giornata, da 50 ml. Mi è piaciuta anche questa moltissimo. Come idratazione ancora, ho finito della Rocher questo lip balm, sì, è un lip balm, il numero 11 Rose Durée. Praticamente è un trasparentino con tanti glitter. Io speravo che mi desse anche un po' di colore, però non me ne ha dato. Ho finito della Kiko le salviettine asciugasebo della Kiko, che sono le mie salviettine in assoluto preferite, perché all'interno c'è anche uno strato di cipria che aiuta a opacizzare e a tenere ancora di più il fondotinta. Sono bellissime, mi piacciono tantissimo. Poi ho finito, andiamo sugli occhi? Sì, ho finito il mascara della Essence, quello con questo scovolino un po' particolare che doveva dare volume, se lo riesco ad aprire. Il nome non me lo ricordo, ah no, è tutto incollato. Comunque il nome non me lo ricordo più perché mi si è tutta rovinata il contenitore, ma ovviamente lo trovate giù nell'info box, vi lascio il nome. Mi è piaciuto tantissimo, è un buon prodotto. Poi ho finito ancora un mascara, questo è della Kiko, questo è il top coat, mascara top coat allungante, che è il mio mascara top coat della Kiko preferito. Povero scovolino, lo comprerò e lo comprerò in nei secoli dei secoli, amen. Ora sto usando quello volume e definizione che non mi fa impazzire. Appena finisce quello, ricomprerò sicuramente questo. E ho finito una matita nera, questa era del Fluidra Skin Color, è rimasto un mozzicone e dentro non c'è neanche più lamina, quindi non la posso più utilizzare. Comunque era una matita nera, mi è durata, io non uso molto la matita nera, però comunque mi è durata tantissimo perché è una matita scrivente alla prima passata, sfumabile se uno vuole fare uno smoky. Resiste all'interno dell'occhio, lacrima si sbava leggermente qua perché io lacrimo abbastanza, non è così dura da resistere alle lacrime, però è un'ottima matita. Poi è un prodotto da farmacia, quindi ha un inci comunque migliore rispetto a tante altre cose che si comprano e mi è piaciuta. Cestino queste ciglia finte della Essence, queste sono le 02 Naturelle, erano praticamente ovviamente adatta ad alla cigliare intera. Io le ho tagliate e le ho utilizzate quindi per il doppio del suo tempo effettivo. Mi piace intera, come dicevo nella recensione, non mi sono piaciute perché mi davano l'effetto di bambolina di ceramica quando, di porcellana, non ceramica, scusate. Quando le tiri su in piedi che gli si aprono gli occhi, rimangono così, tipo bambolina assassina. Invece facendole a metà e appoggiandole ovviamente nella parte finale dell'occhio, allungavano tantissimo. Si nascondevano bene tra le ciglia proprie, davano questo effetto allungato, molto pinapposo. Mi sono piaciute tantissimo. Poi erano molto facili da applicare visto che come si chiama, l'arco, sì, la parte dove sono incollate le ciglia è trasparente, è molto morbido, non dà fastidio. E veramente mi sono piaciute tanto. Poi ho finito un lip gloss che non c'è scritto neanche più che marca era, lo tenevo da tanto tempo, l'ho ritrovato in un cassetto e ho deciso di finirlo il prima possibile. Il numero è 14 Gem Crystal, però non so effettivamente quale sia la marca. Riaprendo i cassetti quando ho fatto il trasloco, l'ho visto, ho fatto no, a te ti devo finire, non puoi rimanere qua finché morte non ci separi, quindi oggi lo vado a cestinare, non c'è più niente dentro. E ho finito anche una palette, non ci credo, questa è della Dr. Pierre Richard, Eminence Moire, era una palettona, l'avete vista e stravista in tutti i parecchi video trucco, qua c'è un grandissimo specchio, grande quanto tutta la palette, e c'era una serie di prodotti all'interno, c'era una cipria, c'era un fard, un lip balm, un correttore e quattro, se non sbaglio, ombretti. No, tre ombretti, perché ho detto quattro? Oddio,
aspettate un attimo. Una cipria, un fard, un correttore, cipria, fard, correttore, lip balm, e mi manca qualcosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'era, non mi ricordavo bene, perché comunque c'era già un po' questo cellulare. C'era quindi una cipria, un fard, lip balm, rossetto, correttore, imperfezioni e tre ombretti. Poi ovviamente dove sta gli applicatorini, ma la cosa più bella di questo, di questa trussettina, che era piccola, compatta, non si è mai rotta durante i viaggi, tranne qua il sistema di apertura, però non l'ho mai ritrovato aperto all'interno della mia trussa da viaggio. L'ho finita perché, come sapete, io porto sempre a termine i prodotti che inizio. Non sprecherò mai i miei prodotti. Quindi, prima o poi, se mi continuate a seguire, vedete che finirò tutto, rimarrò senza niente. No, sto scherzando, poi si riacquista. Ok, mi sembra di aver detto 3000 volte le stesse cose, non soltanto due volte le stesse cose, ma effettivamente è così. Spero che questa qua sia la volta buona. Ok, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!